Ciao a tutti, oggi video veloce perché siamo tutti in quarantena, ma ci stiamo dilettando, chi più e chi meno, a fare tante ricette, tanti impasti, pizze, focacce, calzoni e quant'altro. E purtroppo scarseggia il lievito di birra, praticamente quello del cubetto. C'è chi l'ha trovato fresco, chi l'ha trovato secco, eccetera, eccetera, ma c'è anche chi non l'ha proprio trovato e so, o altrimenti, visto che si sta uscendo poco, evita proprio di andarlo a comprare perché nelle grandi città si fanno anche 3-4 ore di fila nei supermercati. Oggi quindi vi propongo una versione molto veloce di un lievito fatto in casa, semplicissimo, con birra e farina. Facciamolo insieme. Io preparerò questo lievito sulla base di 100 g di farina, per cui metto 50 ml di birra, 100 g di farina di tipo 0. È chiaro che se farete 200 g di farina, metterete 100 ml di birra. Se metterete 300 g di farina, metterete 150 ml di birra e via dicendo. Messa tutta la farina, mescoliamo bene con la forchetta. Una volta amalgamato per bene, chiudiamo con il coperchio e lo lasciamo riposare per 24 ore ad una temperatura di almeno 20-22 gradi. Come si utilizza questo lievito? Bisogna utilizzarne, vi dico la proporzione, 200 grammi per 1 kg di farina. Per cui se fate un chilo, se impastate 1 kg di farina, ne mettete 200 grammi, se impastate 1,5 kg di farina ne mettete 300 grammi, se impastate 2 kg di farina ne mettete 400 grammi. Se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e al posto di dirvi buon appetito vi dico restate a casa. Ciao a tutti!